L'engagement officer si occupa di riuscire a trovare il modo per ingaggiare le persone nel team. Significa farle sentire coinvolte in quello che fanno, fargli capire qual è il valore delle attività che svolgono o anche di trovare la strada delle persone, quindi capire qual è, diciamo, il settore o la linea su cui sono più portate. Una cosa che è fondamentale è avere il rispetto delle emozioni che provano le persone. Si cerca sicuramente di trovare dei momenti di confronto e di discussione. Diciamo, il momento per eccellenza per il mio team è quello del daily meeting, dove tutto il team si ritrova ogni giorno per mezz'ora e le persone devono iniziare questo momento di condivisione rispondendo all'appello emotivo, cioè alla domanda come stai? È importante andare a fare questa domanda e a sentire la risposta perché sulla base delle risposte che vengono date devono essere, diciamo, attuate delle misure che devono essere volte o a risolvere una problematica, cercare comunque di migliorarla o di mantenere, diciamo, la linea positiva su cui si può trovare una persona in un determinato momento. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale quindi dell'engagement officer, quello di creare una condizione favorevole alla persona per farla sentire ingaggiata.